Assessore, avete approvato in delibera di giunta i rimborsi per il trasporto scolastico? Sì, assolutamente. Come avevamo annunciato già in passato, già l'11 di marzo, l'amministrazione comunale ha stabilito i rimborsi per le famiglie in merito al trasporto scolastico, dei rimborsi che riguarderanno tanto il servizio scuolabus quanto il trasporto scolastico effettuato dalle autolinee, previsto per tutti quanti i gradi di istruzione per i quali era previsto un contributo da parte del comune. Abbiamo quindi stanziato questi voucher che andranno a rimborsare tutto quanto il periodo non fruito dalle famiglie, e quindi sarà una cifra che verrà scalata dal prossimo anno scolastico per tutti coloro che si riscriveranno già a settembre per tornare a usufruire di questo determinato servizio. Per coloro che invece escono dalle scuole e quindi non usufruiranno più di questo servizio, sarà possibile monetizzare quella cifra e quindi avere un rimborso nel momento in cui a settembre non saranno più iscritti a scuola. Solo per il trasporto scolastico questo rimborso, per le mense peraltro? Per il trasporto scolastico, perché per le rette avevamo già provato a marzo, per il trasporto abbiamo atteso l'ufficialità della chiusura dell'anno scolastico. Per quanto riguarda le mense, a Teramo il sistema funziona con un ticket a consumo, quindi di fatto, non avendo fruito dei pasti, non c'era nulla da dover rimborsare perché le famiglie non hanno dovuto sborsare alcuna cifra.